Qui sono sulla Vignolese, è una strada che collega Modena a un comune della provincia. Ci sono i controlli della polizia municipale agli automobilisti. I controlli ci sono, pochi gli automobilisti per strada. La situazione è uguale anche sulle autostrade. Qui mi trovo all'altezza di Modena Nord, sull'autostrada A1, con lo svincolo A22 del Brennero. E nella giornata di sabato 14 marzo, anche per effetto delle restrizioni dovute al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha ridotto al minimo tutti i movimenti sul territorio nazionale, anche il traffico autostradale si è ridotto quasi a zero. E infatti sull'autostrada in questo tratto il traffico è veramente minimo. Entro al casello di Campo Galliano sull'autostrada A22 del Brennero. E qui entro nell'autostrada del Sole A1 all'altezza di Modena Nord. Adesso entro nell'autogrill Secchia Ovest. I parcheggi sono vuoti. L'autogrill rientra fra le attività aperte dal decreto, ma non ci sono viaggiatori. Questa sezione dell'autogrill è chiusa, non c'è servizio ristorante. Anche la stazione di rifornimento è vuota, c'è un automobilista, ce l'ha detto il distributore che sta facendo servizio. Ritorno sull'autostrada A1 del Sole, sempre all'altezza di Modena Nord, diretto a Modena Sud. Sono circa 12 km. Questo, come dicevo prima, è un tratto molto trafficato a ogni ora del giorno. Ecco alcuni camion, questi sono trasporti alimentari. Esco a Modena Sud, ma la situazione è uguale in tutta Italia. Queste le immagini delle diverse webcam sulla rete autostradale nazionale da nord a sud.